Come tutti sapete, YouTube è il mio lavoro. Tuttavia, come a volte ho raccontato, non è sempre stato così. Perché infatti c'è stato un periodo della mia vita, attorno ai 16-17 anni, dove per investire su YouTube, quindi per comprare attrezzatura, ho fatto un po' di lavori, tra cui il giardiniere, tra cui il magazziniere e il cameriere. Erano lavoretti part-time che facevo in parallelo allo studio, comunque l'estate, quindi niente di serio. Però mi è servito un sacco sia per avvicinarmi al mondo del lavoro e sia per appunto comprarmi l'attrezzatura per fare i video su YouTube. Io sono sicuro che tra di voi sono un sacco di ragazzi e ragazze che hanno in testa magari un sacco di progetti, un sacco di sogni, però non hanno i soldi per appunto realizzarli. Quindi per i ragazzi che magari vogliono decidere di scoprire un po' come funziona il mondo del lavoro, dei guadagni, delle cose, ho deciso di iniziare questa nuova, scusatemi, serie. Logicamente, ma sulla premessa, non è nessun corso online sul trading o sulle puttanate varie che ti fanno guadagnare 5.000 euro in 10 minuti. No, quella sono cazzate, ragazzi. Questa qui è una serie legata a tutti quei lavori che un ragazzo di 16-17 anni può cominciare a fare. In parallelo allo studio, per appunto magari arrotondare un po', dare una mano alla famiglia, permettersi magari qualcosa in più, quindi togliersi qualche vizio, e imparare soprattutto il valore dei soldi. In ogni episodio quello che faremo, ragazzi, sarà cimentarci in un nuovo lavoro, per appunto impararlo, scoprirlo e capire un po' come funziona. E quest'oggi porto con me in bicicletta a portare le pizze alla gente, assieme a Fika. Ci sono meno 2 gradi. Mannaggia a Tudor. Dai, dai. Fa un freddo porco. Ho messo casa di Tudor sul navigatore, guardate. 4.7 km, mannaggia a lui. Oggi ci divertiremo. Ormai quanti sono pronti? Gonfissime. Freddo. Sono 0 gradi, fai te. Carico? Ragazzi, fa un freddo assurdo. Allora, la pizzeria di oggi, ragazzi, si chiama Mamma Lieta, è questo qua. Io non vado in bicicletta da un anno e mezzo quasi. Pronto per questa giornata? Facciamo volentieri a cambio. Ciao! Vai, vai, vai. Però siamo pronti, eh? Figa soprattutto è carico. Le consegne come funzionano? Devi arrivare nel breve tempo possibile, così arriva la pizza calda. Non devi magari sbattere troppo la pizza, che se no arriva ribattata, deve arrivare una pizza sana. Essere carino, simpatico. Sei educato, ti danno anche la mangiata. In media possiamo fare il motorino 4 consegne l'ora. In bici, se ti va bene, fai pizze. Sì, pronto, buongiorno, mamma Napoli. Lievito. Mamma lievito. Ah, è mezzogiorno meno 10. Tra 40 minuti abbiamo la prima consegna. Mangiamo questa, prendiamo le pizze e andiamo. Birra. Mi raccomando, non sbatterle, sì. Okay. Cade di problemi, qua c'è il numero di telefono. Okay. Saluto. Oh mio Dio, stavo per perdere già il foglietto. Mi raccomando. Non siamo neanche usciti. 12 e 23, andiamo. Mi brucia la schiena. Allora mi sa che si è perso. Comunque, siamo arrivati. Eccole qua. 4 pizze, giusto? Sì. Ecco qua, sono protetto. È 33, saliti precisi. La prima è andata. Io non ce la faccio più. Cioè, ho un infarto in corso, ma te lo giuro. Andiamo. Ti stai rendendo conto che c'è la neve? Quindi? Ce la faccio più. È andata alla grande. Bene, puntualissimi. Io sono morto. Sono pronto. Quello è il prossimo ordine, no? Sì. Ok, ci abbiamo 5 minuti di pausa. Ah, Gigi sta mangiando. Pit stop quindi per noi, eh? L'ho fatto per voi, l'ho fatto, no? Ho pensato, faccio solo uno così dimagrisco anche. Ci mangiamo una pizza ogni solo consegna. Solo ogni ordine c'è un pezzo di pizza. La dieta qua è difficile da fare. Dobbiamo essere veloci. Non ce la faccio più. Dobbiamo essere veloci. Dai che manca poco. La pizza mi sa che... un po' scorta. Stai dritto, stai dritto, stai dritto, che con la pizza è già tutta andata. Ciao la pizza. Siete dei grandi. Solo vedere un attimo in che condizioni è la pizza. Ah, ammazza, perfetta. Anche adesso viene. Anche la seconda andata. Mica, sei un po' lento, io non vorrei dire niente. Io rispetto i semafori, Gigi. Pedalare, eh? No, pedali. Però voluto, è quello il bello. No, stiamo guardando la storia di una cliente, che... un cliente che ha ricevuto la pizza. Perdonaci Giuliano per nostra vita della bocca. Sì, ciao, noi siamo qua sotto. E domani Peppe. Sicuro. Eccolo.
Come è arrivata? Sì, è intatto. Ok, questo qua mi sa che è un pound. Me ne sono accorto, porca droga. Che cazzo ce l'hai fatto? Ciao. Mo' glielo dici tu, che ci hanno pagato in pound. Tanto. Che cazzo che ne frega? Sì, certo. Il nostro cliente era un po' british. Ci ho pagato in pound. È arrivato l'ordine Just Eat. Aia. Non era pausa adesso, ho capito così io. No, ce l'abbiamo. Mi raccomando, qua c'è la bufala. Cioè significa che la bufala balla un casino perché fa acqua. Ok. Tieni la più ferma possibile, come abbiamo già detto. Assolutamente. Hai sgravato di brutto, quella pizza lì sarà. Citofono Tyson. Sì, ciao, le pizze. Guarda, siamo con le bici. Ci vediamo a metà strada, dai. Porco due. Dove vado? Qua c'è il sole. Naturalmente non ci sta. E se la famo a fette. Ciao. Tieni. Tranquilli. Raga, sto lavoro divertentissimo. Anche ma non soprattutto quello. Abbiamo faticato. Infatti la cosa positiva è che ho faticato un sacco, quindi fate sport. Poi conoscete un sacco di gente. Esatto. E se magna, quindi dai, c'è un sacco di lavori. Ho trovato anche io dei 18enne che purtroppo erano meno divertenti e più che sport ti spaccavi la schiena. Però li facevi lo stesso perché dicevi comunque lavoro, quindi non lo facevo. Però questo qua è molto più figo. Torniamo in pizzeria da vincitori e ce ne mangiamo un altro. Cioè. Ti cercano? Sì, pronto, buongiorno, mamma Napoli. Lievito. Mamma Lievito. Allora, vorrei una ma prima di chiedere il lavoro scusate. Perfetto. Cosa? Prosciutto, sì. No, ma che prosciutto usa? Prosciutto cotto. Prosciutto cotto stagionato. Ok, però nel campionato avrei bisogno che sia tagliato a metà. Perché se no, se io poi prendo la pizza. No, 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 logico. Ci scrivo qualcosa sopra la pizza? La mozzarella normale, non di cupola. Ah, ok, ok. Come la vuole tagliata la mozzarella? La cosa che sia ben moderata col pomodoro. Perché se troppo pomodoro, poca mozzarella. Logico. Senza mangiarla proprio. Perfetto. E come fanno? Passi con... Sì. Cosa? Mario, faccelo sottile il prosciutto. Sì, sì, adesso arriva fine arriva. Arriviamo subito. 4 minuti di chiamata. Ma è una pizza. Ma quanta gente vi fa queste chiamate a voi? Tante. Ma veramente? Questo è il 6, questo è l'8, no? Eccolo, eccolo. Ciao, ho la cotto e funghi. Ordinato niente. Prova qua di fianco. Ah, io ho visto che lei mi ha aperto la porta, ho pensato che. No, ho aperto la porta perché si stavano appannando i vetri. Ah, okay. Proprio questi ragazzi qua di questi fianco. Ok. Qua. Scusami, eh. No. Figurati. Pronto? Sì, ciao, Pizza Napoli. Stiamo qua fuori. Ciao. 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 Ma che cosa è successo? Il tracking, cioè addirittura si sono spostato il condimento, è solo spostato un po', ma guarda, fai così un po' se mi qua sono. No, guarda, io ti ringrazio, ma facciamo lo sconto, magari me dai la mancia. No, più che sconto anche la mancia, cioè tu mi porti questa roba qui, ti devo dare la mancia. È il nostro primo giorno di lavoro, c'è Antonella Clerici che ci segue da casa. Ma no, cioè se vuoi gli do una chance, ma non te la pago io sta roba qua. Ma Antonella poi si incazza. L'ultimo in basso mi hai detto? Sì, l'ultimo. No. Ci chiedono proprio sulla moquette? Ok. Pronto, è arrivata la moquette e la pizza? Pizza no. Come entriamo? Vabbè, entriamo con la pizza. Quello grande. Sì. Vai pure su. Che piano è? Scusami. Un attimo. Pizza. No, pizza no. Pizza e moquette. No, pizza no, moquette qui, la pizza no. Come no? Da noi no, funghi e prosciutto. Prosciutto tagliato fino, tra l'altro. E funghi champignon. Sarà questo punto è il 17. Beh, dopo quello sforzo una pizza, no, però magari. Proprio noi no. Pizza moquette. Eccolo, guarda, in realtà possiamo farti anche la margherita se vuoi, se preferisci. Siamo noi, cazzo. Qui ti vuoi vendere questa pizza? Andiamo se vendiamo strada. Questa pizza,
abbiamo vinto. Eccoci. Eccoci, siamo qua noi. Si chiama Müller? La funghi e prosciutto? La funghi e prosciutto? Ma magari, per me? Sì. 8 euro. È di Elena dentro. Di Elena? Se ci puoi anticipare tu così noi... Non sta parlando la consegna noi? Sì, certo. Ha detto di lasciare sulla prima. Questa sarà bella. Grazie mille. Chi devo lasciare? Elena. Ciao. Ciao, grazie. Capo. Alla grana, non sai la fatica per vendere sta pizza. L'hai venduta? Sì. Mission complete, ragazzi. È stato veramente figo e soprattutto divertente. Non me l'aspettavo. Ringrazio di cuore Piga che ci ha assistito in questa sfida e soprattutto Mamma Lievito che si è fidata a lasciarci i suoi ordini. Il guadagno complessivo con tanto di mance di queste due reti di pedalate è stato circa 17 euro e 2 pounds, quindi circa 20 euro. Onesto, dai, tanto alla fine per fare questo lavoro vi basta avere una bicicletta, vi serve una buona gamba perché dovete pedalare un botto. Ne abbiamo fatto circa 20 km. E abbiamo faticato e dovete avere poche da lavorare, semplicemente. È sicuramente un lavoro difficile e duro, però se affrontate col giusto spirito di iniziativa, alla fine è divertente, perché alla fine è un fare sport, quindi ve lo straconsiglio, specialmente a chi come nel mio caso vuole anche allenarsi ogni tanto e appunto fare più sport. Io oggi l'ho fatto con le pizze, però esiste anche la consegna del McDonald's, del sushi e di un sacco di altre cose, così come esistono anche un sacco di app per fare questo lavoro. Io spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso mi raccomando lasciate un bel like e superiamo i 50.000 like per un prossimo episodio. Ragazzi, allora, è tutto, bella. Mi raccomando, raga, quando ordinate, dare sempre almeno un euro di mancia a chi vi porta il cibo. Mi raccomando.